ragazzi, adesso siamo al punto della configurazione del prodotto. Allora, per poter configurare il prodotto dobbiamo inserirlo in una presa. Io ho una prolunga con un adattatore Shugo, perché questa non entrava direttamente in questa, ma non c'è problema, questo non fateci caso, è il caricatore della videocamera perché aveva la batteria scarica. Allora, una volta inserito il prodotto, vedete che inizierà a lampeggiare la spia, l'unica spia tra l'altro, questa qua. Vedete che adesso è rossa fissa, a breve inizierà a lampeggiare, non vi preoccupate, attendete, non siate frettolosi, tanto lei lampeggerà anche per 20 giorni senza che voi, cioè nel senso, se non fate nulla lei lampeggerà sempre, ecco, mi sono un attimo incartato. Allora, vedete che continua a lampeggiare di rosso e verde, rosso e verde, rosso e verde. Questo sta ad indicare che il prodotto è in attesa di configurazione. Infatti, se andiamo a vedere il manualetto di istruzioni, vi dice che se la spia lampeggia amber and green, smart config mode è iniziato, ok? Quindi vedete qui. Perfetto. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo necessariamente andare a scaricare la nostra applicazione casa, ok? Adesso io, tramite un registratore di schermo, vi faccio vedere cosa dovete fare. Allora, l'applicazione si chiama casa, la potete trovare qui, vedete? Si chiama casa, con la K iniziale, ok? La trovate nell'Android Store tra i primi risultati, quindi non dovete stare a cercarla in posti oscuri. Ora, successivamente dovete cliccare sull'applicazione casa, vi verrà richiesto di accedere al cloud. Allora, adesso dovete, se non avete un cloud, registrarne. Qua sotto vedete che c'è scritto create account. Io lo posseggo già, quindi inserisco le mie credenziali per l'accesso al cloud, ok? Faccio login e vengo automaticamente loggato nella mia schermata del mio cloud, dove posso inserire più dispositivi smart plug. Ora cosa devo fare? Devo fare una cosa molto semplice. Faccio qua sopra dove c'è la X add e dico cosa configuro. Abbiamo lo smart plug, non importa quale modello, anche se ne usciranno 26 modelli di smart plug, sarà sempre uno smart plug e non un range extender, quindi questo no, ok? Cliccate smart plug. Lui dice, l'avete acceso il prodotto? Noi l'abbiamo già acceso, il prodotto già funziona, tutto a posto, quindi facciamo next. Dice, lampeggia la spia di rosso e verde? Facciamo sempre next. Dice di aspettare. Ok, attendiamo qualche secondo. Adesso, che ci dice di fare? Ci dice, diamo un nome allo smart plug, ok? Allora, questo lo chiamiamo Alessandro Tech World. Alessandro Tech World con la maiuscola, è giusto essere pignoli. Facciamo next e dice, ora customizziamo un'icona. Allora, possiamo mettere più icone, ne abbiamo tantissime. Beh, tantissimissime no, ma ne abbiamo comunque tante. Oppure possiamo prenderla da un album, basta che clicchiamo qui, oppure dalla fotocamera in tempo reale qui. Ok, a noi non interessa, facciamo quella classica, questo smart plug. Potremmo selezionare anche altri, vedete. Una volta selezionato facciamo next. Ora dice, vuoi attivare la gestione remota del dispositivo? Direi di sì, è cosa fondamentale farlo, quindi è quasi obbligatorio tenere remote control. Ripeto che non dovete aprire porte su router, niente. Facciamo save device, facciamo scanning, lui farà uno scanning del network. Non vi preoccupate se vi si scollegherà dalla rete wifi, vedete qua sopra, asterina, qua sopra vedete? Vedete che c'è il punto esclamativo, non siete più collegati al wifi, non vi preoccupate, lasciate fare al prodotto. Ora vi dice, a quale rete dobbiamo collegarci? Questa è la tua rete, può essere che vi venga fuori una rete del vicino, ok? E non la vostra. Non vi preoccupate, non vi agitate, fate qui sotto, voglio usare una rete differente. Premete qui,
e vi apparirà una serie di reti solo a 2,4 GHz. Mi raccomando, le reti a 5 GHz non vengono fuori perché il prodotto supporta solo la rete 2,4 GHz. Ora, qui sono tutte le reti, se non la trovate ancora fate un riscan delle reti, lui rifarà appunto lo scanning delle reti wifi appunto nella zona. Se non la vedete ancora, cercate di avvicinarlo di più al vostro modem router, può essere che il cellulare vi riceva la rete wifi ma lui non ce la faccia, quindi avvicinatelo in ogni modo. Configuratelo diciamo a 3 metri. Ora, che dobbiamo fare? Selezioniamo la nostra rete wifi, inseriamo la password che io ho già inserito prima perché l'avevo già configurato il prodotto, però questa è la procedura ufficiale che dovete fare, nessun passaggio escluso, fate next e lui si scollegherà dal wifi, ma non vi preoccupate, state tranquilli che lui sta configurando tutto, non vi agitate, dovete aspettare solo un attimo che lui appunto effettuerà la connessione. Niente, quindi dobbiamo aspettare un attimino. Ok, vedete, adesso vi ho scritto great, your smart plug is all set up, it is now saved in on device list. Ok, è già salvato nella vostra lista dei dispositivi, fate done. Ok, il dispositivo è già funzionante. Ok, adesso io vi provo a far vedere come si accende, sentirete un click. Ok, però dopo vi faccio vedere anche con la videocamera che possiamo accendere il prodotto. Allora, adesso io sono collegato ancora. Sono collegato alla rete wifi. Ok, però il prodotto funziona perché sento il click. Sentito? Se io mi scollego dalla rete wifi, vi posso assicurare che anche in 3G al mare, in montagna, in Polonia, in Ucraina, in Cina, funziona sempre, ovunque. Ok, ogni tanto magari vi dà un errore di network perché magari è un po' troppo lontano, oppure siete magari con una connessione un po' lenta, riprovate. Ok, se io... Ah no, adesso andiamo alla videocamera che vi faccio vedere un attimino come funziona il prodotto. Ok, seguitemi. Ok, ho collegato allo smart plug il caricatore del mio OnePlus 2. Vedete, è collegato, la spia sotto al wifi è spenta. Ok, il prodotto funziona anche manualmente. Infatti se io schiaccio... Vedete che la spia sotto si accende e il telefono va in carica, vedete? Vedete che lampeggia la spia della batteria, vedete che lampeggia, qua sopra c'è il LED rosso. Se vado a premere lo smart plug qua, la spia sotto del wifi si spegne e il cellulare va via dalla carica. Avete visto? Perfetto. Ora vi faccio vedere come funziona da remoto. Ok, quindi è banale, però funziona anche da remoto. Allora, innanzitutto funziona anche da rete locale, perché vi faccio vedere. Il LED rosso non c'è, premo qui, e il LED rosso c'è. E quindi il prodotto sta caricando, vedete anche che lampeggia. Se spengo, si spegne, non carica più, si è subito bloccato, e il LED rosso non c'è, e infatti non carica più. Bene, ora ci disconnettiamo dalla rete wifi e andiamo con la rete purtroppo 3G un po' lentina. Qua ho anche il 4G ma appena tolgo il wifi ci mette un po' a switchare sull'LTE. Allora, come si fa? Niente di più semplice, lo stesso, premiamo qui, vedete che va in carica e sta caricando. Perfetto. Ora se io spengo, si è spento e non è più in carica. Ora, se io sono in 3G, accendo il prodotto, sta caricando e vedete che si è subito aggiornato. Se lo spengo, sono in 3G, ci vuole un po', vedete che ogni tanto ci viene un po' di delay, ma vi assicuro che funziona alla perfezione. Purtroppo, non essendo in rete LTE, ogni tanto diciamo che è un po' lentino, ma questo non è dovuto tanto al prodotto in se stesso, ma più che altro alla rete. Ora vedete che si è aggiornato. Perfetto!
Quindi niente, per questo video credo di aver dato tutto. Passiamo un attimo alle conclusioni finali del video e vi spiego un attimino cosa vi può servire questo smart plug. Allora, innanzitutto io vi dico che questo qui mi è stato regalato da TP-Link, io ne avevo già un altro che ho utilizzato per non tantissimo, vi dico la verità, per un paio di settimane lo utilizzavo con la lampada. Per esempio vado a letto, voglio leggere un libro, ho la lampada accesa, la lampada magari è distante, per spegnerla banalmente la spengo con l'applicazione, non mi devo neanche alzare, ok? Questo può essere un problema perché diventerete sedentari al massimo. Oppure cosa potete fare, per esempio? Come nell'immagine potete collegare per esempio un deumidificatore o un umidificatore, prima di arrivare a casa lo attiverete. Oppure se avete per esempio un'ipicamera in magari una casa un po' buia, accendete la luce e l'ipicamera chiaramente poi vedrete meglio. Tra l'altro la Foscam R2 la sto provando, è proprio qua dietro e a breve recensione anche di quella, funziona veramente da Dio, da Dio. Oppure cosa potete fare ancora? Un'altra cosa molto intelligente è che potete utilizzarlo sul PC. Mi spiego meglio. Molti di voi, e soprattutto gli addetti ai lavori, sanno che il Wacom LAN, per quanto riguarda il PC, ovvero la possibilità di accendere il PC da remoto, è un problema alle volte, perché quando cade la corrente di casa e voi siete fuori, la corrente viene subito riattivata, per esempio uno sbalzo di tensione, il Wacom LAN non funziona più. Con questo prodotto tenete il PC sempre spento, lo accendete a vostra esigenza e in automatico il Wacom LAN funzionerà sempre. Insomma, un prodotto davvero utile a 360 gradi senza nessun tipo di problema. Vabbè, io credo di aver detto tutto dall'HS110 di TP-Link, dall'Alessandro Tech World, dall'App Casa, dal caricatore, dalla OnePlus 2, insomma da tutti. Vi ringrazio e al prossimo video. Ciao a tutti!